Allora, grazie. Anche con te, come con Eraldo, insomma, tu sei atterrata sul pianeta Romena da poche ore, però insomma sei anche una giornalista, con le prime impressioni quali sono? Allora, intanto, sapete, i latini dicevano nomen omen, nel nome c'è il destino. Io mi chiamo Grazia, devo dire grazie. Grazie agli organizzatori di questo convegno, ma non solo quelli visibili che sono qui sul palco. Prima girando vedevo le persone dietro con le magliette arancione che si caricavano dei sacchi delle immondizie, agli altri nelle cucine. Ecco, io vorrei ringraziare anche questi organizzatori non visibili dietro le quinte, che però rendono possibile questo. E il secondo grazie non va a una persona, va al luogo. Perché vedete, io credo nel potere dei luoghi, credo che esistano posti come questi che sprigionano una forza, un'armonia che non ha bisogno di parole, e quella qualità del silenzio di cui parlava prima Finati. E girando, io ovviamente mi sono subito messa a girare in campagna, perché io, vabbè, sono nata da una famiglia, da nonni contadini, ho sempre vissuto in un paesino piccolo fino a quando sono andata a Roma, per cui ho proprio bisogno di stare dentro la natura. E camminando verso quel casale, non so se qualcuno di voi l'ha visto, c'è un casolare abbandonato, e riflettevo su questo abbandono della terra, questo frettoloso essersi lasciati alle spalle un passato contadino che è quello di tutti noi, che era quello non soltanto di armonia, perché io l'ho vissuto, vedevo mia nonna che si alzava alle 4 del mattino per andare a governare gli animali, non era certo una vita né comoda né facile, che si caricava il gerlo sulle spalle e faceva 9 chilometri per venire a portare noi bambini la frutta. Però io di mia nonna ricordo questo sorriso scintillante, questi occhi azzurri pieni di letizia, e mi sono sempre interrogata e pensavo: oggi come oggi diremmo che ha avuto una vita miserabile, povera. Invece non è così, perché erano ricchi di dignità, ricchi di un'intelligenza calda, di una sapienza che abbiamo perduto. Perché guardate, noi oggi affoghiamo nell'informazione. Abbiamo un sacco di informazioni, qui poi vengo al giornalismo, ma non sappiamo come in quel mare di notizie che ci vengono rovesciate addosso e che ci fanno sentire come dei lavandini ingorgati, come trovare le cose che hanno valore. Ecco, diceva molto bene questo grande poeta che era Thomas Eliot, mi veniva in mente mentre camminavo, lui diceva: dov'è la saggezza che abbiamo perso con la conoscenza e dov'è la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione? Ecco, io credo che questa sia una domanda che riguarda davvero tutti noi, è una delle domande chiave della nostra epoca. Sappiamo tante cose e forse non sappiamo cosa fare di queste tante cose che sappiamo, e ci mancano quelle che potrebbero invece indirizzarci sulla strada del salto di qualità della coscienza collettiva. Certo. Io, grazie, vorrei cominciare dall'inizio. Abbiamo visto adesso il filmato dell'alba, proprio dall'inizio, inteso come alba, e anche come alba del tuo innamoramento verso la natura e decisione poi di dedicarci tutta la vita. E questa metafora dell'alba ci viene ora indirizzata da una grande figura che mi piace portare qui a Romena, almeno in un filmato, Mario Rigoni Stern. Ah, certo. E Mario Rigoni Stern, in un'intervista a Marco Paolini, racconta quello che per lui è il segreto, il valore dell'alba. Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle.
E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. E sentirai, per esempio, il canto del codirosso, poi sentirai il petirosso, poi magari vedrai un capriolo, che il capriolo è un animale notturno, incominci a vedere che rientra nel bosco, lo individui, poi sparisce, un'immagine che esce vai, che è quella del cervo. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila. Ma prima hai sentito il brivido. Prima di tutto c'è il fremito, il brivido della creazione. Bellissimo. Sì. Ecco, tu l'hai provato questo brivido, l'hai sentito? Guarda, io credo di essere nata con quel brivido, ma credo che tutti noi lo sentiamo, magari sepolto, appannato, non consapevole, perché ormai facciamo tutta una vita virtuale. Io vorrei cominciare non tanto da me, perché io, da quando mi ricordo, ho avuto questo brivido e quest'amore, ma da un bambino. Ci ripensavo prima mentre parlava il precedente oratore. Io andavo tanto nelle scuole, vado ancora nelle scuole a parlare, e mi ricordo che all'epoca ero presidente del WWF e sono andata in una scuola sgarrupata. Vi ricordate il maestro Marcello Dell'Orto, le scuole sgarrupate dell'internet napoletano? Scuola brutta, freddissima, i bambini avevano addirittura i guantini, facevano il dettato con i guantini, bambini di 6-7 anni, e come i bambini chiaramente io parlavo di animali, il panda in via d'estinzione, la tigre che tutti noi dobbiamo appunto difendere il pianeta, e comincio a un certo punto a parlare delle balene in pericolo. Si alza un soldo di caccia, avrà avuto 6-7 anni, mi si para davanti, alza il dettino e mi fa: signor, ma se le balene si estinguono, poi come si farà a raccontare la storia di Pinocchio? Io sono rimasta folgorata, ho detto: guarda, se avessi un cappello me lo toglierei, perché questo bambino, con la capacità di andare all'essenza delle cose che hanno i bambini e i poeti, ha fatto cortocircuito tra l'impoverimento delle risorse collettive, in quel caso le balene, ma potremmo dire, no? Qualunque, l'acqua, i boschi, la terra, e l'impoverimento nostro, dell'essere umano. E mi ha dato, credo, una grandissima lezione che è per tutti noi. Perché guardate, se io vi chiedessi adesso, ditemi qual è l'ecosistema più a rischio, qualcuno di voi direbbe la foresta dell'Amazzonia, qualcun altro mi direbbe le barriere coralline, qualcuno mi direbbe, che ne so, il clima. No, l'ecosistema più a rischio è questo, è questo. È il raccordo tra il cuore e la mente, è il fatto che noi stiamo perdendo le qualità umane che fanno l'essenza dell'umanità. C'è un bellissimo libro che vi consiglio di leggere, che è di Conrad Lorenz. Ve lo ricordate Conrad Lorenz, l'etologo, quello che viene sempre ritratto in acqua con le paperelle intorno, quello che ha scoperto l'imprinting? Ecco, lui ha scritto un libro bellissimo nell'85 che si chiama Il declino dell'uomo. È una specie di testamento spirituale. E in questo libro avverte, dice: guardate che più veloce del degrado della natura corre il degrado dell'essere umano, la perdita delle qualità umane. Ora voi accendete un televisore e tra una decapitazione dello stagio da parte del jihadista, il papà che non so dà la coltellata, cioè delle cose che ci viene il dubbio atroce. Ma che cosa resta di umano nell'essere umano? C'è questo cuore di tenebra, quello che per tanto tempo le culture laiche non hanno voluto vedere. Qui dobbiamo parlare di grande crisi della cultura laica, quello che la Chiesa chiama il peccato originale, Conrad chiama il cuore di tenebra, il lato scuro, la parte bestiale, la bête humaine, come la chiamava Zola, sta prendendo sopravvento? Perché questa è la domanda terribile che dentro di noi ci facciamo. E come possiamo fare perché questo non accada? Come facciamo a difenderci dal buio intorno a noi? Perché questa è un'epoca buia, cupa, tremenda. E guardate, la prima cosa, secondo me, è non avere paura di guardare la realtà in faccia. Il mio motto personale è: non mi illudo ma non mi spavento. Cioè, io voglio vedere la realtà com'è e poi però reagire. E la gente in questo momento è uno smarrimento, un momento di buio davvero. Però, io lo dicevo prima a una signora con cui stavo parlando, io vengo chiamata in tutta Italia, in tantissimi luoghi come questi. L'altro giorno a Asti, dove c'era una signora che fa la tessitrice, ha fatto una grande mostra e ha voluto, intorno a questa storia della tessitura, costruire una strategia per far fronte al buio, no? Quindi ritessendo i rapporti lacerati degli ecosistemi, ma anche i rapporti lacerati degli ecosistemi sociali, perché le due cose vanno congiunte.
poi adesso sono qui, la settimana prossima sarò al Festival della Spiritualità a Torino e poi ancora nel Cineto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che tante persone sentono che è finita un'epoca in maniera decisa, in maniera definitiva. Non possiamo più andare avanti come abbiamo fatto fino adesso, ma questo noi l'ecologia lo dice da tanto tempo, no? Possiamo noi continuare ad avere una crescita illimitata su un pianeta che ha risorse limitate? Possiamo continuare a divorare, noi che siamo la parte ricca dell'umanità, il 24% divoriamo l'80% delle risorse lasciando agli altri le briciole? E pretendiamo pure che non facciano storie, e se vengono qui a romperci le scatole, magari passando al Mediterraneo, ci danno fastidio. Non può andare avanti così, lo sappiamo che non può andare avanti così. E sappiamo anche che tutto congiura perché la coscienza collettiva non si risvegli. I media ci parlano solo di crescita, non se ne può più. Questo mantra della crescita, e dobbiamo crescere. Ma perché dobbiamo consumare? Perché io devo essere innanzitutto un consumatore? Io voglio essere un essere umano che ogni tanto va anche a fare la spesa. E magari facendo la spesa è attento da dove vengono i prodotti. Perché un'altra cosa che mi ricordo come presidente del WWF, tanti bambini che magari non andavano mai in campagna e di fronte alle cose naturali non sapevano come, per esempio mi ricordo un bambino che in un'osa del WWF continuava a girare e rigirare sta tartaruga e gli dico, ma scusa Ettore, cosa cerchi? Lui fa, ma dove sono le pile? Dico, no, questa non c'ha le pile, vi giuro, questa va così, è madre natura che... Ma perché questo bambino non era mai stato, addirittura non era mai stato in campagna, la cosa che l'aveva più colpito durante la passeggiata era il fango. Quello non aveva mai visto il fango. Stava a Napoli, non aveva mai visto il fango. Allora, cosa voglio dire? C'è un tentativo da parte di questo sistema in cui ormai la finanza ha divorato l'economia reale e le comunità sociali si stanno disintegrando e quelle ambientali pure. C'è un tentativo di ridurci al mero ruolo di consumatori. Neanche più di produttori, perché una volta basta andare lì appunto in quel casolare abbandonato e vedi che c'avevano il loro frutteto, vedi che c'avevano il loro orto, vedi che c'avevano, producevano e consumavano, sapevano da dove venivano le cose, i prodotti, quanta fatica c'era in ogni manciata di grano, in ogni pesca che uno prendeva. Adesso ci riducono consumatori passivi, questo è. E continuano a dirci che dobbiamo crescere, il mantra è la crescita, lo spread. E ci tengono prigionieri della paura, perché guardate, e questo l'ho capito facendo politica, la paura immobilizza la gente, la paura dello spread, la paura del jihadismo, la paura di Al-Qaeda, la paura di qualunque cosa, ti immobilizza e ti fa tenere ben stretto il tuo gruzzoletto, difendendoti dagli altri. Ognuno ricade nel proprio egoismo più gretto e meschino, questo fa la paura. Quindi liberarsi dalla paura, per questo dico l'ecosistema più a rischio, il cuore e la mente, è il primo passo per il risveglio della coscienza. Se mi chiedete oggi qual è, secondo me, la cosa più importante che noi dobbiamo fare, ognuno nel proprio campo, mettendo ognuno il proprio tassello, è promuovere questo salto di qualità della coscienza collettiva, senza il quale, guardate, non c'è cambio di governo che tenga, non c'è cambio di presidente della BCE, Non potremo trovare la strada di uno sviluppo più umano se non c'è questo salto di qualità della coscienza collettiva. Quindi io credo che questa sia l'operazione ecologica, ecco, questa ecologia della mente, come la chiamava Bateson, è forse la sfida più grande che ci troviamo davanti. Quindi è un po' mutato lo scenario rispetto, sì, anche alle battaglie che tu hai affrontato, le tante battaglie che hai affrontato. Sì e no. Allora, io sono entrata in politica per amore di madre terra, perché pensavo che fosse arrivato il momento di mettere insieme ecologia ed economia. Prima si parlava delle parole, l'importanza delle parole, di leggere nella pancia delle parole. Se prendiamo ecologia ed economia, ci rendiamo conto che cominciano tutte e due con eco, che viene dal greco oikos, che vuol dire, rispolverate i vostri ricordi di scuola, vuol dire casa. No? L'ecologia studia le relazioni tra gli ecosistemi e i viventi e l'economia studia, è un problema di quantità di prodotto, il PIL e così via. Allora io ho pensato che era arrivato il momento di un matrimonio tra ecologia ed economia. Vi ricordate il Manzoni quando a scuola studiavamo i promessi sposi, quel matrimonio non sa da fare tra Renzi e Lucia. Invece questo sa da fare è subito, se vogliamo consegnare ai nostri figli un pianeta vivente e non una terra avvelenata. Quindi mettere insieme la dimensione ambientale, sociale ed economica. Un esempio, l'agricoltura biologica, che rispetta la terra, che rispetta la salute delle persone, che anche dà dei prodotti, quindi un reddito, va benissimo, questo per fare un esempio, non lo so, l'efficienza energetica, ce ne sono tantissimi. Si può e si deve mettere insieme ragioni del lavoro e ragioni dell'ambiente, ma non si fa.
come nutrito, o lo si fa a spizzichi e a bocconi. Allora mi sono chiesta perché questa resistenza. Certo, c'è il discorso sicuro delle lobby, gli interessi, è chiaro che se tu vuoi le rinnovabili invece poi ci sta la Shell, sette sorelle, tutto questo è vero, la potenza della finanza, questo è vero, ma c'è anche un'inerzia culturale di fondo, c'è proprio questo, non c'è questo salto di qualità della coscienza collettiva in cui si rimette al centro il valore dell'essere umano in quanto tale. A prescindere dal fatto che sia o no un consumatore, che sia o no un produttore, che sia o no. Questo viene, basta che voi guardate la televisione, non si fa altro che parlare degli 80 euro, dello spread, come se quello, certo che è importante per carità, arrivare a fine mese è una cosa che tutti ne abbiamo bisogno, ma non è così cruciale. Quindi loro tendono a svuotare l'essere umano delle qualità che fanno l'essere umano e noi dobbiamo imparare a fare resistenza, quella che è la parola anzi bella che si chiama resilienza. Quindi hai ragione tu, sì, perché noi prima facevamo le battaglie in difesa della foresta amazzonica, contro gli OGM, andava tutto bene, ma mancava, io almeno l'ho capita dopo, l'esigenza dell'ecologia della mente. Cioè di cercare di mettere insieme cuore e pensiero, ragione e sentimento. Questa è una delle cose che ho scritto anche nei miei libri, una delle cose fondamentali per ricostruire l'essere umano nella sua interezza. Questa è la grande sfida oggi. Se non facciamo questo abbiamo perduto la battaglia. E allora la domanda che tutti si fanno quando si va in giro, ma come si fa? Perché tutti ci sentiamo smarriti e impotenti. Perché loro, si dice sempre, colpa loro, anche questa cosa tutti italiani di dare sempre, no? La responsabilità agli altri. Io sono convinta che ognuno di noi può fare molto, anzi non si sa mai che quanto possiamo fare. Come diceva prima Affinati, un insegnante che insegna bene, che ci mette passione, che ci mette cuore, una madre che fa bene la madre, uno che fa bene lo spazzino. Cosa ne sappiamo noi di come camminano le nostre idee? Di come camminano i nostri libri, le parole che diciamo ai nostri studenti, non lo sappiamo. Una volta che tu li lasci liberi, poi hanno una loro forza. Quindi io penso che, andando in giro lo vedo, è vero che sono venuti meno tanti punti di riferimento, però guardate, ci sono in giro tanti, che io li chiamo punti luce, tanti punti luce di persone, realtà, movimenti, gruppi, che, attenzione, fanno le cose, non predicano soltanto, le fanno, E questi punti luce però non sanno di esserci, non si conoscono l'uno con l'altro, non hanno cognizione che potrebbero fare rete, come diceva la mia amica tessitrice, no? Noi dobbiamo tessere i fili tra un punto luce e l'altro. Per il momento non si può fare più di questo, direte poco. Secondo me è molto, poi non sappiamo questo che risultato darà. Però ecco, quello che volevo dire è che gli interrogativi, le inquietudini, le speranze che portano voi qui, portano migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, in tutto il mondo. C'è un risveglio di coscienza che riguarda una minoranza, direte voi, certo una minoranza, ma non è irrisoria, non è irrisoria. È una minoranza congrua. Certo, poi uno vede la maggioranza ancora obnubilata e poi non lo sappiamo perché poi nessuno può leggere nel cuore delle persone, soltanto Dio, quindi non sta a noi dare i giudizi. A noi sta tessere questi fili con santa pazienza. Io poi, dopo adesso risponderò alle tue domande, so che qualcuno qui ha parlato della pazienza ieri? Stamane. Ecco, non è buffo perché queste sincronie capitano sempre. Perché per me il concetto base è il concetto di cura, su cui tornerò dopo. Perché è una cosa che possiamo fare tutti. Dunque. Ecco, cioè, volevo chiederti, lo chiedo, voglio fare una domanda alla giornalista, una al politico e una, diciamo, alla donna che vive in questa società. Poi dopo avremo il tuo intervento conclusivo. Alla giornalista voglio chiedere delle cose, perché tu sei stata inviata un po' in giro per il mondo, hai condotto trasmissioni come Geo, hai lavorato anche ad Airone, insomma, sì. Di natura ne hai vista tanta. Sì. Vorrei sapere dove è successo che hai provato più dolore per una ferita inferta alla natura. Guarda, tanto, perché io ho la passione per la natura. Leggendo la pancia della parola, passione viene dal latino patior, che significa sofferenza, no? Dove c'è passione c'è sempre l'estasi, ma c'è anche il tormento, c'è la tristezza. Ho avuto tantissimi momenti di tristezza, ma forse il peggiore l'ho avuto in Amazzonia, vedendo dall'alto i roghi della foresta. E la cosa che mi ha colpito, che sembrava un San Bartolomeo, sapete che San Bartolomeo hanno tolto la pelle, no? E tu vedevi queste strisce di verde
tagliate via, strappate, come quando si toglie un cerotto, e sotto questa terra rossa sanguinante, lì io ho avuto veramente la sensazione che la terra è davvero un essere vivente, che la terra è Gaia, vi ricordate che i latini parlavano della... che è un essere vivente, davvero è la Pachamama, la grande madre, come dicono gli indigeni dell'America Latina, e che noi stiamo facendo un ecocidio, un terricidio, che poi ovviamente si ripercuote anche su di noi che siamo gli abitanti. Forse lì, però lì ho imparato anche l'altra grande lezione che mi segue tutta la vita, perché ero stata inviata da Airone, sapete Airone era una rivista, ecco la conoscete, ci mandavano, era una cosa bellissima, ti mandavano magari 30 giorni in Amazzonia, meraviglioso. E uno dei miei compiti era intervistare un capo indigeno che si chiamava Paulino Payacan. Quando c'è stata la grande battaglia, forse qualcuno di voi se lo ricorda, sul fiume Xingu, che c'era anche Sting, è stato un periodo in cui andava tantissimo in televisione l'Amazzonia perché c'erano gli incendi, così. Devo dire che a me il circo dei media mi ha sempre dato un po' di fastidio, perché c'erano queste popolazioni indigene con le loro amache, le loro capanne, e questi qua, i fotografi, i giornalisti che entravano direttamente nelle pentole a vedere che cosa, senza chiedere permesso. Insomma, una mancanza di rispetto e di correttezza che mi dava fastidio. E ero in fila per questa intervista a questo capo Payacan, che si era messo in testa, secondo me a uso dei media, perché poi loro non lo mettono nella vita di tutti i giorni, questa coroncina di piume di ara variopinte, e aveva la lancia per fare un po' di scena, no? Perché sennò così piaceva ai giornalisti. Quando sono arrivata io, ho visto che era incupito perché aveva già dato parecchie interviste, e mi dice, ma voi che cosa credete di fare qui? Perché siete venuti? Io dico, col mio taccuino in mano, dico, avevo con me questo fotografo che faceva le foto, ma dico, guarda, per far conoscere al mondo la situazione, perché forse conoscendo, con la conoscenza, poi il mondo potrà reagire e difendere la foresta. Lui si toglie la coroncina, la deposita a terra, scrolla la testa, indica la siepe di fotografi, giornalisti, cineprese, tutto quello che, insomma, cameraman, eccetera, e mi dice, no, non è questa la conoscenza. Io dico, scusa, ma perché? Nella vostra lingua che cos'è la conoscenza, nella vostra cultura? E lui mi risponde, conoscenza è un sentiero che ha un cuore, si gira e sparisce nella foresta. Io sono rimasta folgorata, conoscenza è un sentiero che ha un cuore. Come dire, che non bastano le statistiche, i fatti, le denunce, certo sono utili, ma se tu non ci metti il cuore... non vai da nessuna parte. Ecco, noi, io credo che noi siamo arrivati al momento in cui c'è bisogno di intelligenze calde, di persone che sappiano mettere insieme cuore, ragione, sentimenti e statistiche, perché di intelligenze fredde, dedite al calcolo, alla tattica, ne abbiamo fin troppe, ognuno vengono in mente tanti nomi. Ecco, credo che la grande sfida, che è quella che ha detto questo capo indigeno, e non a caso un indigeno, perché appunto molto legato alla Pachamama, è proprio questa, mettere insieme cuore e cervello, la conoscenza che ha un cuore. Ecco, che forse noi nella civiltà occidentale questa l'abbiamo un po' accantonata, un po' messa da parte, dobbiamo recuperarla. Nel tuo percorso di vita a un certo punto arrivano le responsabilità sempre maggiori, sei stata diventata presidente del WWF dopo Fulco Pratesi, se non ricordo male, quindi hai già un ruolo importante in un'associazione con centinaia di migliaia di iscritti. E poi è arrivato l'impegno politico. Io devo dirti, quando ti vedevo nelle coalizioni dell'Ulivo, mi sembravi proprio di una razza a parte, no, cioè proprio ero. un altro. Questa signora, e va detto, sì, è stata parlamentare per 2 anni e ha fatto un gesto unico, si è dimessa. Cioè, no, in realtà non è andata così. Spiegalo tu. Sì, adesso ve la racconto tutta, tanto ormai io ho lasciato la politica da 2 anni. Io ero l'unica donna nell'Ulivo. L'Ulivo di D'Alema, vi ricordate parecchi anni fa, nel 99-2000, sul fatto di essere l'unica donna lì, ragazze, le potrei dire, ma insomma, va. Devo essere, grazie vuol dire che bisogna essere misericordiosa, quindi sarò misericordiosa, non le racconto. Comunque a un certo punto, non mi ricordo più quali elezioni, io essendo l'unica donna, loro tutti politically correct, mi dicono, ah grazie, guarda, scegli tu il collegio che vuoi, quello più buono, dove sei sicura di essere eletta. E io dico, e come faccio, scusa, a fare parlamentare, se io già lavoro 14 ore al giorno come presidente dei Verdi, guadagnando 5.000 euro lorde, così dico anche quello. Dico, non posso. Mi dice il grande capo, ma non ti preoccupare, tu vieni soltanto quando devi votare la fiducia. Per il resto, no, dico, scusa, a casa mia, io ho una mamma calvinista che mi ha insegnato il senso di... a casa mia uno che fa questo ruba lo stipendio, quindi io non lo voglio fare. Rimangono un po' così.
interviene un altro politico e mi dice: ah, Grazia, che gran bella lezione di vita ci stai dando. Sì, Pierluigi, dico io, ma mi sa che non ci sarà la ressa per seguirmi. Infatti la ressa non ci fu, fui l'unica che... Però non sono pentita, perché non ho la pensione da parlamentare, posso dire quello che voglio e soprattutto non mi sono fatta... Guardate che è difficilissimo, provare per credere. È difficilissimo non farsi contagiare là dentro, Perché ho visto fior di persone, veramente belle persone, intelligenti, competenti, che si sono fatte piano piano corrodere dal potere, perché come una centrale nucleare che si infila, c'è un antidoto? Certo che c'è. Lo puoi tenere lì l'antidoto? Un attimo, solo, perché ti voglio far conoscere un personaggio, un politico, che ci può già dare qualche idea, e poi su questa base ci dici l'antidoto. Okay. Possiamo mettere... Ecco, qui sei tu in azione nei momenti, diciamo, di passione calda. Ecco il personaggio. È un personaggio inventato, naturalmente viene dal cinema, dal film Viva la Libertà. Ascolta, sto parlando proprio a te. Tu dici, per noi va male. Il buio cresce. Le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era cominciato. E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori. Non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato, ora, falso, di quello che abbiamo detto, qualcosa, tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo sopravvissuti? Respinti via dalla corrente, resteremo indietro senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi. O dobbiamo contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. La storia di questo film è che il personaggio che avete visto è il fratello gemello di un candidato di uno schieramento di centrosinistra che ha una crisi e se ne va in Francia poco prima delle elezioni, per cui viene sostituito, e questo è uno spirito visionario che usa parole completamente inedite e dice una cosa importante che mi sembrava molto connessa a quello che forse tu stavi per dirci: non aspettarti nessun'altra risposta che non sia la tua. Esatto. Allora, tanto per cominciare, voglio consolarvi: ci sono anche in politica molte persone per bene che lavorano, competenti, generose, pulite. Non le vedete quasi mai in televisione, perché questa tribù di persone per bene è in qualche modo oscurata o appannata o emarginata da quelli che stanno in politica soprattutto per il potere, per raggiungere, conquistare e mantenere il potere. Siccome però l'essere umano è complesso, anche in quelli che stanno lì per il potere ci possono essere delle motivazioni dignitose, per carità di Dio, non lo nego. Però qual è la cosa che mi ha colpito e mi ha fatto capire che la politica non è quella bella cosa che potrebbe essere, perché la politica, guardate, se voi guardate la parola, io sono un po' fissata con le parole, ma viene da polis. La politica dovrebbe essere il progetto per la polis, cioè la comunità degli esseri umani. Io che sono ambientalista e amo la natura, penso che sia della comunità dei viventi. Ci metto anche gli animali, le piante, gli ecosistemi. Però non è così, perché per fare bene la politica in questo modo uno dovrebbe avere una visione del mondo, non un'ideologia, perché l'ideologia cristallizza la visione del mondo, ma una visione del mondo, una strategia e poi la tattica all'ultimo gradino. Invece cos'è la politica oggi? È prima la tattica, poi un po' di strategia, visione del mondo, niente,
Per cui in realtà i partiti poi sono comitati elettorali o uffici di collocamento, perché questa è la triste verità. Però, io lo dico sempre ai cittadini, in genere la politica, la classe politica è lo specchio fedele della società. Ed ecco il valore di questa risposta. Perché ognuno di noi, ecco, dicevi l'antidoto, è che intanto ognuno di noi deve prendersi la responsabilità. Torniamo al concetto di cura. Qual è un concetto cruciale oggi? Lo strumento per difenderci dal buio, non solo per difenderci, ma per passare al contrattacco. La cura. Sapete, mi è stato raccontato, poi ho scritto anche un saggio su questo per un libro della Cambridge University Press, mi è stato raccontato che i latini nel loro pantheon c'erano un sacco di dei e dee, e una delle più importanti era la dea cura. Che faceva questa dea cura? La dea cura manteneva la forma di quello che nasceva, il bambino, l'animale, la pianta, cioè faceva la cosiddetta manutenzione, che è una di quelle cose che fanno le donne in genere nelle retrovie, che nessuno se ne accorge, però è importantissima. Perché il concetto di cura, la dea cura, ha in sé due concetti fondamentali. Il primo, la presa di responsabilità individuale e collettiva. Individuale, perché ognuno di noi può fare la differenza. Io faccio un esempio, raccontavo prima all'autista che mi portava qui, che si chiama Michele, poi arriveremo a Michele, che nella mia strada siamo in due donne, non a caso, e bagniamo le piante di tutti, perché siccome lì a Trastevere ci sono un sacco di bed and breakfast, mettono le piante fuori, però poi nessuno le va a bagnare. A me dispiace vedere queste povere piantine che intristiscono. Allora la sera scendo con santa pazienza e bagno tutte, voi direte, vabbè, una cavolata. Sì, può essere una cavolata, però voglio dire che noi possiamo fare la differenza in mille piccoli modi, la responsabilità individuale, e tendiamo invece sempre a rovesciarla sulle spalle di altri, è sempre colpa di altri, noi italiani poi siamo specializzati. Invece la dea cura ci dice responsabilità individuale e collettiva. Però attenzione, non è sufficiente la responsabilità, perché per prendersi cura della propria casa, del basilico sul balcone, del cane, della natura, della polis, bisogna anche metterci l'amore, l'affetto, la passione, la gentilezza, gli sentimenti caldi. Io dicevo prima, noi abbiamo bisogno di intelligenze calde, questo fa la differenza. Quindi il concetto di cura è assolutamente fondamentale, e questa cura la possiamo avere tutti nel nostro mestiere. Guardate, io tutte le volte che sento uno di questi scandali, no, tanto ce n'è uno al giorno, mi viene in mente mia mamma, figlia di contadini, era diventata gerente dell'ufficio postale del mio paese, e all'epoca, parliamo degli anni 50, fino agli anni 60, ogni 5 giorni faceva la cinquina, che sarebbe i conti dell'ufficio. Beh, io mi ricordo mia mamma che faceva e rifaceva questi conti fino alle 2 di notte, mio papà diceva, ma vieni a dormire, e diceva, no, perché devono essere esatti, non voglio rubare neanche 5 lire allo Stato. Cioè, detta adesso, veramente santa donna, speriamo che sia, veramente si merita il paradiso, perché per dire. Però è vero che si fa anche così la differenza. Quindi questo concetto di cura e di responsabilità e di responsabilità nutrita, ravvivata dall'amore, è assolutamente fondamentale ed è qualcosa che possiamo fare tutti con risultati incredibili. Chiunque di voi, insomma, insegni nelle scuole, ha avuto la soddisfazione, anch'io ho insegnato 4 anni, magari dopo tanti anni ritrovi il tuo studente, la tua studentessa, che dici, io mi ricordo ancora, vi sarà capitato, no? Oppure, non so, il medico che fa bene, chiunque di noi. Perché guardate, questo è uno strano periodo storico in cui da un lato si fa credere all'individuo che ha l'onnipotenza. Possiamo vivere fino a 120 anni, se i nostri organi si deteriorano possiamo andarci a prendere il fegato, il polmone di un bambino del terzo mondo. Se da 60 anni ci viene la voglia di avere un figlio, perché magari non l'abbiamo voluto prima, si possono fare i figli anche a 60 anni. E via. Quindi l'onnipotenza dell'individuo, ci fanno credere che siamo onnipotenti. Ogni nostro desiderio, detta legge, è la dittatura del desiderio. Dopo 3 anni mi sono stufato di mia moglie, non c'ho più la passione, non mi rotolo più per terra, e allora un'altra con cui mi rotolo per 3 anni, poi smette, poi, e via dicendo. No? L'usa e getta. E quindi questo è uno degli interrogativi fondamentali di come invece dobbiamo recuperare un rapporto più umano tra di noi, e dobbiamo appunto sfuggire a questa regola per cui anche gli altri esseri umani diventano oggetti. Ecco, se noi cominciamo a capire questo, a comportarci, diciamo, stiamo dicendo tutte le stesse cose in questo, e non ci conosciamo tra di noi. Non ci conosciamo tra di noi e diciamo tutte le stesse cose. Sarà un caso. Io ho sentito dire le stesse cose in questo convegno di Asti, in questo convegno di Napoli. E quindi vuol dire che si sta creando una nuova cultura, che mette al centro
l'essere umano, io dico l'essere vivente, perché poi io non so voi, ma io penso che chiunque abbia un cane o un gatto si interroga, no? Certe volte capiscono magari più del proprio marito, della propria moglie, non lo so. Quindi per me, ecco, anche questi esseri sono gli esseri viventi, tutti sono degni di questo rispetto, di questo amore. Però ecco, il concetto di cura secondo me è fondamentale, e se ognuno di noi lo pratica nella propria vita una differenza la fa, magari anche grande. Piacere vedere questa persona che è stata tua grande amica, un tuo grande amico e una figura straordinaria, purtroppo scomparsa troppo presto. Alex Langer. Così non si vince nessuna battaglia frontale, ma si è il fiato più lungo. Sì. Aveva tanta ragione, Alex. Sì. Scusatemi, ma io per me era veramente come un fratello, non riesco mai a vedere. Sono passati quasi 20 anni, ma è... perché vedete, lui era veramente quello che predicava, era il suo messaggio, era una persona che prendeva su di sé la sofferenza di tutto il mondo e in un momento di oscurità ha fatto questa scelta di appendersi a un albero, però lasciando dietro una grande scia di luce. E queste parole che lui dice, secondo me, sono non un programma politico, ma un programma di esistenza, perché la riconversione ecologica dell'economia, della società, era quello che dicevamo prima, è proprio una rivoluzione antropologica e richiede prima di tutto un po' di coerenza. Noi siamo tutti esseri umani, quindi insomma la coerenza assoluta non esiste, ma ormai la distinzione per me, il discrimine, è proprio la coerenza tra quello che uno predica e quello che uno è, tra quello che uno dice e quello che uno fa. E lui questa coerenza l'aveva al massimo grado, forse troppa, e troppa sofferenza poi lo ha piegato, lo ha... anche se... Però è una grande figura da tenere viva. Tu mi hai raccontato che c'hai nel tuo studio un'immagine, un poster del sole che piange dopo, sì, che era morto Alexander Langer. Ecco, io forse, se risvegliamo sempre questo messaggio, questo sole può tornare a splendere. Sì, sicuramente. Lì poi, se dovessi raccontare quello che succede, adesso non posso raccontarvi le cose, ma io ho scritto due libri, uno 15 anni fa, che è In viaggio con l'Arcangelo, che abbiamo ripubblicato adesso, il secondo si chiama Lo sguardo dell'anima, e il secondo mira a dimostrare che non si trattava di una mia avventura personale, di un percorso che riguardava solo me e un piccolo gruppo, ma appunto un'avventura collettiva molto più ampia, perché quello che dice Alex è vero, no? Noi siamo obnubilati tutti i giorni dal potere, poi vi assicuro, io il potere l'ho visto da vicino, è molto meno potente di quello che sembra, veramente è il gigante coi piedi d'argilla, è veramente Golia, e se tu sei Davide e sai dove tirare il sasso, puoi fare cose incredibili. Guardate per esempio le grandi multinazionali che ci volevano rifilare tutti gli organismi geneticamente modificati. Sembrava una battaglia impossibile. L'abbiamo almeno parzialmente
in Europa vinta, o comunque li abbiamo tenuti a bada. Quindi questa cosa che dice lui, la riconversione ecologica dell'economia e della società, che vuol dire appunto cose molto semplici, sostituire il rispetto al dominio, perché noi cosa abbiamo sempre fatto rispetto alla natura, che non a caso è femmina, andava violentata, stuprata, posseduta e dominata. Per cui, ci dice la Bibbia, e poi ho scoperto che non è così, l'uomo è il padrone del creato. Quando questo mio amico biblista, Gino Girolamoni, che anche tu hai conosciuto, mi ha detto no, che conosceva, anche lui è morto 2 anni fa, dico conosce, perché come è quello che ha iniziato l'agricoltura biologica, ve lo ricordate, al Cenero. Ecco, questo nostro amico comune, una persona veramente meravigliosa, che aveva studiato la Bibbia, l'aveva letto 8 volte, diceva no, ma è una traduzione sbagliata. La parola non è padrone, è custode, il famoso prendersi cura, pensate alla differenza. Quindi Alex aveva messo l'accento appunto sulla necessità di trasformare questo concetto di dominio, di sfruttamento, in rispetto, amore. Perché guardate, io nel mio primo libro metto proprio al centro il rapporto tra natura e spiritualità. Se noi continuiamo a guardare la madre terra come un supermercato dove andiamo a prendere quello di cui abbiamo bisogno, oggi diamanti, domani il petrolio, dopodomani l'acqua, la distruggeremo e consegneremo ai nostri figli una terra avvelenata. Mentre se noi recuperiamo la sacralità della natura, veramente la madre terra, o il creato, no? Poi ognuno usa la parola, anche la parola creato è molto bello, che ci rimanda all'opera di Dio. Se recuperiamo questa sacralità, è chiaro che ci pensiamo 2 volte prima di distruggere. È chiaro che, certo, non possiamo vivere, io non sto facendo un richiamo pauperistico, ognuno di noi ha diritto di vivere una vita dignitosa, per carità, ma quanto è abbastanza, vi chiedo io? Quando ci dicono consumate di più, ma quanti vestiti devo avere io? Quante automobili? Quanti iPad? Quanti CD? Quanto è abbastanza, si chiedeva Alex, dov'è il tetto? E dobbiamo sempre andare più veloci, fare sempre più cose, guadagnare sempre più soldi, avere sempre meno tempo poi per goderseli, perché la grande ricchezza è il tempo, no? Diceva Shakespeare, il tempo è la stoffa di cui è fatta la nostra vita. Allora ecco, farsi queste domande, e Alex ha dato delle risposte di una profondità e di una verità, perché lui era il suo messaggio. Guardate, addirittura a livelli che a volte esagerati, vi faccio un esempio. Io ero stata eletta presidente dell'UEFA nel 92, ma nell'89 avevo fatto la campagna elettorale con lui per le europee. Ero arrivata seconda nelle preferenze. Nel 93 Alex mi chiama e mi dice, guarda, vieni a Bruxelles, ti devo parlare. Vado su, e lui che lavorava come un pazzo, mi dice, guarda, io sono molto stanco, sto molto male e mi piacerebbe che tu prendessi il mio posto. Dico, Alex, io sono appena stata eletta presidente dell'UEFA, che era una carica non retribuita, quindi facevo anche il gheo, e non posso, cioè guarda, stai con me 3 giorni e vedi, io sto con lui 3 giorni, ragazzi, si lavorava dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. A un certo punto io la sera del 3° giorno timidamente dico, senti, io avrei fame, erano le 10 di sera, so se si può mangiare qualcosa. Ah sì, andiamo qui sotto da Pippo in pizzeria, non vedi col posto di uno squallore unico. Ho detto no, scusa Alex, ma siamo qua a Bruxelles, andiamo a Grand Place, andiamo in un ristorantino carino, non dico niente di che, ma un posto carino, storico. Insomma, l'ho portato lì, trascinato, sembrava un bambino in gita scolastica, tutto felice e contento. Facciamo questa cenetta, dopodiché lui è ritornato a lavorare, io ho detto no, esiste un limite, quindi io sono andato a dormire. E il giorno dopo gli ho detto, guarda, io Alex non potrei sostituirti, perché tu da solo lavori come un'associazione, come 15 persone, però attento che alla fine questo ti consumerà. Infatti è stato così, perché il suo senso del dovere era talmente forte, perché anche in questo noi dobbiamo volerci anche un po' di bene, no? Perché noi, certo l'impegno, certo, però è anche bello stare con gli amici, portare le nipotine al parco, sentire la musica, avere cura anche di noi stesse, quindi avere anche in questo un equilibrio. Questa è una discussione che io facevo sempre con Alex. Io ho l'impressione che questa è una cosa di cui sarebbe bello parlare con tante persone. E Alex è stato il primo, io ci ho riflettuto molto dopo la sua morte, a denunciare il limite della cultura laica. Perché lui era, secondo me, l'esempio più bello, più alto della cultura laica, ma non a caso dice quella frase nella sua lettera, non sono riuscito a seguire il richiamo di Gesù che diceva, no, venite a me voi che siete stanchi e provati, io vi consolerò. Non sono riuscito a seguire quel richiamo, perché io sono convinta, guardate, mi sono convinta nel corso del tempo, che la cultura laica è fondamentale, la laicità è un valore cardine dello Stato, è una conquista storica, non va buttata male, ma senza valori spirituali, senza un percorso spirituale, senza un aiuto dall'alto, che poi ognuno nella propria religione lo declina, secondo,
Noi non ce la facciamo, questa è la verità. La cultura laica sta mostrando la corda. Anche la cultura cattolica che si sclerotizza, si cristallizza. Però quello che voglio dire è che la dimensione è altra. Perché io dico che è importante la natura? Perché la natura, secondo me, quando noi usciamo là fuori, camminiamo lungo questo sentiero e vediamo questa vallata, la natura, soprattutto la natura selvaggia, ci rimette, è come una finestra affacciata su una dimensione altra, che per chi crede può essere la dimensione divina, per chi non crede può essere la dimensione sottile, la dimensione misteriosa. Ed è una dimensione di cui noi abbiamo bisogno. Per cui conservare la natura oggi, nel terzo millennio, non vuol dire soltanto mantenere la flora, la fauna, le risorse, l'acqua, tutto questo è importantissimo, ma vuol dire anche mantenere la possibilità di avere queste emozioni profonde, questi sentimenti ancestrali che sono dentro di noi e che la natura selvaggia fa tornare fuori. Perché la natura ci permette di mantenere quel contatto, quel legame tra l'anima mundi e l'anima individuale, senza la quale noi siamo relitti vaganti per l'universo. E noi lo stiamo recidendo questo legame, lo stiamo recidendo con una disinvoltura, una stupidità veramente spaventosa. Pensate ai nostri ragazzi che vivono la vita virtuale. Non so se avete visto quel film sui social network di, come si chiama, Zuckerberg, l'avete visto? Quello dove lui racconta la sua storia, come ha fatto Facebook. A un certo punto sto ragazzo, che in persona appunto Zuckerberg, dice: ah, noi prima l'umanità ha vissuto nella natura, in campagna, poi ha vissuto nelle città, infatti adesso qualche anno fa abbiamo passato la percentuale di quelli che vivono in città, sono di più di quelli che vivono in campagna, e adesso vivremo sulla rete, ed è esattamente quello che sta succedendo. Ma va bene questo? Ora, certo che è utile e comodo avere i social network, avere la rete, tutto questo, ma siamo proprio sicuri, e mi dispiace che Affinati non sia qui, che, perché sono convinta che sarebbe d'accordo nel farsi la domanda, che se i bambini non hanno più i libri nei loro zaini e hanno invece l'iPad, siamo sicuri che è una bella conquista? Non lo so, forse la necessità, mia sorella che è psicologa di comunità mi spiegava che i gesti che si fanno nel girare le pagine dei libri, i gesti che si fanno nello scrivere a mano, mettono in moto delle parti del cervello che, se tu non fai i gesti, non usi la mano, si addormentano. Quindi attenzione, è benissimo che i bambini sappiano anche usare quello, ma facciamo attenzione, perché noi li stiamo condannando a una vita virtuale dove gli amici, tra virgolette, sui social network sono più importanti degli amici veri. E io l'altro giorno con un ragazzino di 13 anni dicevo: guarda che aveva, non so, 2000 amici, guarda che l'amico è quello, tu dico, puoi telefonare a qualcuno di questo quale tre di notte se hai litigato con i tuoi genitori? E l'amico è quello a cui tu puoi telefonare, non dico alle tre magari, diciamo all'una, ma con cui puoi parlare dei tuoi drammi, della tua solitudine, della tua difficoltà. Se no finisce veramente che hai 3.000 canali a disposizione, 5.000 amici su Facebook e nessuna persona con cui hai il dialogo reale. Quindi Alex su queste cose, perché era un visionario, lui queste cose le aveva viste venire e aveva molta, si preoccupava molto di questa perdita di contatto con la realtà. Abbiamo visto un po' le varie dimensioni dei tuoi amici, del mondo, e il modo forse di affrontarlo con un po' più di dinamismo e di passione. Però ecco, vorrei che anche da parte tua ci fosse un faccia a faccia, un passo da usare, che ci puoi suggerire e che noi terremo nel nostro cuore. Ma guarda, io l'ho detto prima con molta semplicità, intanto io credo che la passione salvi la vita. La mia passione è per la natura, però la passione per la musica, per l'arte, la letteratura, io amo moltissimo anche la letteratura, per gli altri, anche per il proprio film. Insomma, la passione salva la vita, perché non c'è niente di peggio dell'indifferenza, che è la morte in vita. E per quello che mi riguarda, mi ritengo fortunata, la mia passione tra l'altro non mi costa assolutamente niente, perché farsi una bella passeggiata in natura. Io penso, ecco, e lascio questa cosa, che quello che conta è la politica del tassello, cioè ognuno di noi mette il proprio tassello, perché così si crea il mosaico. Noi non sappiamo quale sarà il mosaico finale, possiamo solo mettere bene il nostro tassello, e non è poco. E chiudo ricordando Lao Tse, che lui diceva: quando il buio ci assale, quando l'oscurità ci è addosso, non lamentiamoci, ma accendiamo una candela, perché tante candele insieme fanno luce. Ed è quello che nel nostro piccolo possiamo fare. Grazie. Grazie.